Fellow Tarnished, stiamo correndo contro il forte. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e vorrei tanto droppare il busto, o meglio, il set completo di questi ragazzoni. 30 d'arcano non portano fortuna, ma vorrei tanto averne uno. E poi sembrano con quella faccia da gigante anche loro. Non dovrei lamentarmi, vero? Non dovrei davvero lamentarmi. Tra due fuochi, eh? Bel range. Sto registrando, sì. Wow. This is good, isn't it? Il volto grottesco inciso sul petto raffigura il dio corrotto dell'antica fiamma. I tabù si tramutano in eterne ossessioni per effetto del terrore che ispirano. A me piace tantissimo! Mi piace tantissimo questo set su di lei. Mi piace da morire, da morire. Da morire. Le sta da Dio, secondo me. È un design completamente diverso, però. Allora. E poi abbiamo. Che bello, finalmente l'abbiamo ottenuto. Mamma mia, dopo più di 100 episodi. Martello da guerra creato a somiglianza delle fiamme baruginanti. È l'arma tipica dei monaci del fuoco che provengono dalle vette dei giganti. Okay. I suoi inconfondibili attacchi potenti risvegliano un feroce spirito combattivo. Figata! Ok. È una bellissima arma. È una bellissima arma. Ricordiamoci che ci sono diversi equipaggiamenti che hanno moveset unici e anche i quali vengono citati in descrizione. E forse non li abbiamo neanche visti tutti. Forse c'è ancora un equipaggiamento. Ah, è un nemico normale. L'ho droppato per fortuna. No, non credo. Ha anche un'onda d'urto. Ok, ha senso. Ha senso anche questo. Beh, se non abbiamo le dual, dobbiamo provare cose leggermente diverse, no? Proseguiamo, ragazzi. Con attenzione. Con amore. Forte Lied. Ricettario? Yes. Avevano io 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cotone morbido.
Pensavo di averlo sempre. Ah no, infatti no, non era il Nomad, è vero? Era dell'armaiolo 7. Insomma, pensavo di averlo. Vaso incendiario della fiamma gigante. Costo anche PA. Al cui interno vengono sigillate magicamente le fiamme dei giganti. I danni dipendono dalla fede dell'esecutore. Scrigno aperto. Pensavo che ci fosse qualcuno di invisibile, di spettrale, ma di nascosto come un oracolo. E avevo visto qua la luce, volevo rollare sulle pietre. E invece era lui. Sembrava si spostasse l'albero. Non potrebbe essere sintomo di qualcuno che si è effettivamente nascosto. Il tesoro era il talismano di fuoco. Lui lo aveva rubato e si era nascosto qui, ma non ha fatto una bella fine. Per niente. Quindi qui il gioco era trovare lo spirito che nascondeva il tesoro. Non devo fare overthinking, vero? Non devo fare overthinking, vero? Ci sono ben due tesori rari qua. Il talismano. E non ci dice nulla di particolare perché. Esatto. Qui ci tornerò nel mio giro di notte, eh? Perché non si sa mai. Non si sa mai. Ok. Ci mancano i gambali dei monaci. Ma qui abbiamo un buon posto per ottenerli. Pronti? Si va oltre. Ancora là, ok. Alexander è ancora qui. Above the lofty clouds.
Dai! Un dungeon. C'è una casa. Tombe. Ma non sono le tombe che stanno lì. Ok. Altri semi umani. Più di una casa, è un piccolo villaggio. Di legno, tra l'altro, non ho una grande idea. Se devo essere del tutto onesto. E altri sepolcri di quasi eroi. Abbiamo davvero quasi finito il Monte Gelmir, eh? Oh oh. Chi può farlo? Chi può romperlo? No, un carro no, non ce l'era mai qui. Lui no di certo. Appunto. Quindi insomma, loro, mi spiace ma... Serve una creatura grande qui. Vediamo. Vediamo. Magari qualcosa sbuca. Di arrabbiato. Capanna dell'eremita. Wow, un eremita capace. Stregoneria che sfrutta il magma del Monte Gelmir. Scaglia un blocco di lava condensata che esplode qualche istante dopo aver colpito il bersaglio. Wow, qualche istante dopo. La carica accresce la potenza della magia e il ritardo dell'esplosione. Gli antichi incantesimi Gelmir furono scoperti e riportati in uso da Rickard, il figlio della regina Rennala. Fratello di Rand. Un sacco di roba, secondo me. Tra cui spero una creatura grande che non sia un carro da portare per 20 km. Ti prego. Don't. Eccolo. Arrabbiatissimo. Accidenti, calma. Addirittura i vasi di Villa Vulcano. Bravi. Tanto ghiacciarti prima di menare. Mamma mia, il range di quelle zampacce. E lo so, voglio ghiacciarti. Niente, eh? Ok. Ghiaccio?
Oh, ora posso menare. Mi sento più a mio agio con i danni che ti farò. Grazie. Sembra al caso. Anche per intelligenza, intendo. Ok, perfetta. Grazie a Dio. Vado a vedere che c'è. Cim! Per favore. Sei. Yes! Ne abbiamo 12, ragazzi. È fatta. Non è fatta. Non è fatta. Non con un'arma più zero, almeno. L'abbiamo scoppiato. Osso di bestia, sangue animale, pezzo di carne e escrementi dorati. Seppure... Scusate. Sono inelegante. 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 C'è roba qua, eh. Breccia. E un orsetto. Carino il modo in cui appariva l'orso, comunque, è grazioso, aggressivo. Ah beh, ok. Abbiamo dato qui. Facciamo un ultimo giro. Qui non c'eravamo stati. Siamo stati solo su quella là sotto, no? Si apre. Ma questa non si apre di certo. Panna vuota. Ok. It is done. È inutile, lo so. Ok. Dell'eremita, ma chi era questo eremita con la stregoneria del fuoco vicino a Rickard? Poi sono le capanne. Vabbè, no, il posto è la capanna dell'eremita, ma ma non c'è un dirupo qua. Addirittura una grazia? Un quadro? Panna dell'artigiano? Sembra un posto figo questo.
Chi è l'artigiano? Questo? Sto corpo? Solo lui? Balestra? Bah, sì. Decisamente lui. Balestra a puleggia. Forza 16, destrezza 16. Non scala? Ah, non è solo balestra scala, giustamente. Balestra che usa un sistema di carrucole e molle. Il complesso meccanismo basato su nozioni avanzate di matematica meccanica. Ah, ok, simile a questo. No, scusate, è simile all'arco da un genio. Vediamo un po'. Ok, scocca raffiche di da. Esaurisce velocemente le scorte di munizioni. Ah, eccoci qua. Eccoci qua. Splendido. E c'è la possibilità di evocare qui. Come mai c'è la possibilità di evocare? Quale terribile disastro dovrebbe mai succedere? Sono carine queste case. Oh mio Dio. Scusate. Avrei potuto rotolare elettricamente lì in mezzo, vero? Sono casette deliziose queste. Eppure sono state vicino a uno scenario di battaglia piuttosto importante. È lo stesso della guerra contro Villa Vulcano? Oh no. Questo è nuovo. Oh no, forse tutti avevano... No, no. Tutti avevano sta cosa, solo che non mi sembrava... Siamo sicuri che sia come tutti gli altri questo? Sembra veramente più incazzoso, sbaglio? No, è diverso dagli altri, gli manca la testa. Questo è più folle. Dovrei farmi... Dio. Ok. Vuoi farmi uccidere? Un signorino diamante qui. È particolarmente catturante dell'attenzione questa creatura. Randello. Ok. Oh. Aia. Villaggio secluso. Addirittura Marika. Incantatore di... What? Sei venuto in cerca dell'eremita? Ehi. Sei solo ostile?
Che strano episodio. Di calma ed esplorazione di un luogo così apparentemente tranquillo. Wow. Wow. Guardate un po' l'altopiano di Altus. Non l'abbiamo mai visto da qui. Là c'era il nostro marinaio colossale, o meglio, l'evocatore. Il marinaio che creava quel non morto colossale. Le schegge di luce stellare mi sfuggono nell'utilità, per ora. O meglio, esclusa quella ovvia. Maschera di scintipietra di Hierodas. Ok. Tempra intelligenza. Era concessa agli scolari che perseguivano studi nomadici lontano dall'accademia. Infatti è una roccia diversa, quasi lavica. Davvero? Ops. You're beautiful. Oh. Non capisco perché Marika. Ah. Capisco perché Marika. Beh, ero di lato, mi rendo conto, ma... Cower in fear. Quell'indizio non ha mai funzionato, sbaglio. Ah, finalmente. Per dei legacci è valsa la pena. Un'altra madre. È stato assaltato dai semiumani. Non mi sembra si possa dire molto di più. Vabbè, qualcosa di strano in effetti c'è. Questi incantatori hanno cercato di studiare la possibilità di insegnare incantamenti ai semiumani. Ai più intelligenti di loro durante il giorno. Mi sembra evidente. Dato. Se vi devo dire la verità, l'esplorazione notturna di tutte le due mappe, compresi gli interni, sarò felicissimo di farle, ma Dio santo, se ho voglia di fare ben altro, sarà un impegno e solo parzialmente un piacere. Capisco. È il momento dei topi! I miei amici topi! Eccoli. È il momento di Terolina. Perché non ho equipaggio dei topi.
C'è problema. Ma io ora sì. Vorrei colpirla. Ecco qua. Non si può. Marcia, scienza e veleno di nuovo. Ho la santa che mi aiuta. È tosta questa come resistenza. Più di quella del dungeon, mi sembra. La stiamo un po' spaccando, eh? L'abbiamo portata dove non dovevamo trovarci. E ho un'arma troppo sottile. E poi è un po' come con Fortisax, no? Cioè, non devi colpire la testa se non hai lance o armi colossali. Puoi colpire i piedi, cioè, hai diversi target per quei motivi. Nemico abbattuto. 13.000. Ma dai! Ho persino pensato che potesse arrivarmi un trofeo. Come se li avessi finiti. Una grazia! Cos'è un cap... Cos'è un cappello? Che ore sono? Mi preoccupo. Ho pochissimo tempo per registrare. Questo non è un cappello. Che è successo? Levita? Oh mio Dio, è... fighissimo. Ok. Voglio indovinare chi è. Non è Haima. Potrebbe essere Carolos. Potrebbe essere Carolos. Non... Allora, Carolos opzione 1. Non Olivinus. Forse basarmi sui colori è stupido. Che bastoni abbiamo? Allora, Carolos è un'opzione. Oh. Potrebbe. È in vita. Azur la seconda. Sono deduzioni super banali per catalizzatore e incantesimi. Telepatia? Beh, il colore era giusto. Lancia una letale cometa all'interno di un torrente di stelle. Cometa di Azur. Scaglia una letale cometa all'interno di un torrente simile alle remote vastità astrali da cui si ritiene provenga la scintipietra. Tieni premuto. Quando Azur fissò la corrente originaria non vide altro che tenebre. L'abisso lo lasciò al contempo sedotto e intimorito. Cometa notturna. Non so se è la stessa allora. Ti prego, Selen, per favore, ho incontrato il... cos'era il primevo? Il primo, cioè... Non sono più... A meno che non ci sia un innesco per intelligenza, se vado... Cioè, magari ho 60 intelligenza e lì non sono più apprendista. Oddio, non ci ho mai pensato. Magari è caratteristiale, parametrico.
Lo stregone scintipietra originario. Per favore, Dio buono, non è possibile che non parliamo più. Si è buggato tutto. Ovviamente non lo colpirò. Questo è. Cioè, la capanna. Il villaggio, come si chiama? Sì, la capanna dell'eremita. Poi lì hai. Il messia della scintipietra. Assur. Finalmente siamo qui con l'oggetto in fondo. Non ci posso credere. Abbiamo veramente fatto il giro. Quindi niente, eh? Abbiamo dato. Qua non si sa mai. Io lo lascio. Sella. Io non voglio annoiarvi, ragazzi, ma non posso in blind non farlo. Cioè, la scorsa volta è stato buffo e comico per coso, per QG. Però dai, non è possibile. Cioè, non voglio ammazzarla. Ietta, sì. There you are. Shall we commence? Non piango. Tanto non va avanti da questo. È una chicca, però. Ho trovato qualcosa, per favore. Selovis, mi ha detto, ti aiuto con Selovis? Fine. Ma lo schifoso. Però è qualcosa. What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azure. Master Azure was a founding Glimstone sorcerer and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. Davvero? Ma... If you recall, I was exiled from the Academy of Rea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glinstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glinstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos, no matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glinstone sorcery. La quest. Perhaps this is a journey we È la could take quest. together. Sì. Splendid. I thank you. Sì. This Quasi pleases me. commossa. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. Ah. And like Master Azure, he was banished from the Academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that No, non è encloses him. possibile. No, non ci credo. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. Non mi serve. Ok. Questo è un episodio top, non lo chiameremo così, ma è un episodio top. Ho i brividi. Sono un po' infastidito perché mi sembra che questa quest non abbia alcun senso. Non ha senso che... Questo non è come Bok, che si è... io incrocio le dita! Penso buggato e abbia accumulato... Che è successo là? Abbia accumulato tutti i dialoghi di Rea Lucaria e di Altus, tutti lì nella capitale. Questo è un innesco che parte... da Azur! Cioè, a meno che il primo non abbia sbloccato gli altri, ma non credo. Ma non ha senso che tu non abbia nessun dialogo intermedio. E ancora non abbiamo capito cos'è quel clone e il puppet di Selovis. Ma magari a questo punto lo capiremo. Ripeto, lei si smolecola quando la colpisci.
senza subire danni, quindi magari è proiezione astrale come in D&D, però non è possibile che devi andare in giro tutto il Monte Gelmir al nord assoluto della mappa per attivare lo step 2 di una quest che sta nel rifugio schifoso della parte iniziale di Sepolcride, ignorando Reia Lucaria, Rennala, Renni, Ranni, Noxtella, Nocron. Oh! A parte la... cioè che... sembra un po'... After his expulsion from the Academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia, in the eastern Caelid Wilds. Sì. Thinking about it, I obtained the Glimstone Key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. Ragazzi, è bellissima questa cosa. Ma... e non è una coincidenza. Mica l'avevo detto per scherzare. 10%. Ma il 90% era genuino pensiero. Tra l'altro, effettivamente, mi era sfuggito di mente da un bel po'. Avevo messo il segno. Ragazzi, è rinchiuso. È rinchiuso qui. Ritiro di Celia. È rinchiuso qui. È rinchiuso qui. Oh mio Dio, i brividi. Sono... è qui! È qui! Allora, fermi. Che bella sensazione. Questo è un piano ben riuscito. Questo è un piano ben riuscito. Quando l'ho trovato... quanto c'ero rimasto male. Era quasi una sorta di salvezza mentale per me, ma... questa cosa invecchierà bene. Dio, sì. Allora, fermi. Calma. Quindi Azur e Lusat esistono, e anche Azur è stato esiliato. Anche Azur è esiliato. Che ore sono? C'ho l'ansia. Ok. Puoi infrangere il sigillo che tiene prigioniero il maestro Lusat. Sembra che questa chiave provenga da uno strigone di Celia, la città del... Sì, no, ci penso io. Let's go! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Ti prego, non ti... mi buttare via. Suka! Sto sbagliando, vero? Non troppo, però. Era in fo... cioè, devo scendere, no? Più o meno. Era qua sotto, no? Tipo... qui sotto, vero? Sì! E così hai imprigionato lo Zat, eh? Sì! Ovvio! La faccia... bello segreto come posto comunque, non è questo. Oddio, ma qua... ti fa capire che sono il top del top. Guarda che spettacolo, ed è come il suo catalizzatore. Guarda quanto è bello come si muove. Quasi immortale. Quindi esisteva una fase ancora più avanzata di... dove sei? Ecco qua. Di pioggia di meteore. Questo è 43. La voglio castare, però. Questa non potrò mai, ma questa sì. Ma non posso buildare magia. Skaia 12.
stelle cadenti oscure che inseguono il bersaglio. E può essere accresciuta di carica. Quando l'Usat scrutò la corrente originaria, fu testimone degli ultimi istanti di un colossale ammasso stellare. E quella visione straziò anche lui. Sellen, finalmente torno da te sapendo che mi parlerai. È fatta. C'è la fatiscente di una quest fatiscente, Dio santo. Non è vero. Solo i suoi trigger. Cioè, non capisco che tipo di... Cioè, la fase... Non è... Manca una fase intermedia. Vabbè. My apprentice, I have a favor to ask. The form you see before you is merely a projection. My body lies elsewhere. But the Academy's shackles prevent it being moved. My body is on the Weeping Peninsula at the southern tip of the Lands Between, imprisoned in the ruins just down from the Church of Marika, past the plain of the Wandering Mausoleum. Can you make the journey to my body? I have something that I can only trust with you. Who could have guessed? What a place to find Master Lusat. You have my gratitude. This is all your work. I am truly pleased to have you as an apprentice and a kindred spirit. This is a mere token of my thanks. Please, dammi qualcosa di unico. L'ho detto nell'unico. This brings us a full step closer. Sbagliato. The bodies of Masters Azure and Lusat can be admitted to the Academy. If only I could undo these wretched shackles. My body is imprisoned. Ma non vi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato? Perché è bellissimo, ma è sbagliato. Ma quanto tempo fa abbiamo trovato quel corpo? Minchia, è a Sepolcri del Sud. Ma non può essere il secondo step in fondo a Gelmir? Nascosto, tra l'altro. E mi va bene, lo adoro anche. Ci sta. È un innesco segreto. Ma non può. E ora? E poi, scusate, è una mera proiezione. Se è una mera proiezione, non mi conosce, non mi ha riconosciuto, non ha detto niente. Per me mancano dei dialoghi, manca una parte intermedia. È rotta la quest comunque. Mi sento un bimbo felice perché è il più bel piano riuscito della storia delle sorprese, perché... Però... C'è qualcosa che non funziona. La proiezione ha un senno a sé? Con calma, eh. My apprentice, thank you for coming. These shackles take a toll on us all. There is something I need you to look after. Ma posso liberarti? My primal glintstone. A star has fallen and my fortunes waver. Someone may come for my life, and so I entrust it with you, myself. Myself. La porta al papa. Mi mancano dei passaggi. Thank you, my apprentice. This is my essence. Please treat it with care. Che doppiaggio, ragazzi. Treat it. What you hold is my very being.
cioè? Cosa sei? Treated what you hold. Non è un essere umano normale. Non lo è. Strega scolpita. Non è un essere umano. E non è un'albinaura. Sembra ancora viva. Al suo interno si intravedono i vasi sanguigni. Ah no, 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 no. Ok. La scintipietra primigenia è l'anima di uno stregone. Se trapiantata in un nuovo corpo compatibile, Selen potrà tornare in vita. Ragazzi, ho capito, d'accordo. Nel piano tra Selen e Selovis, Selovis ha preparato un puppet senza la sua anima, quindi non funzionale, affinché lei potesse un giorno poter scappare dalla sua prigione senza infrangerne delle catene probabilmente magiche, le quali avrebbero creato un avviso o peggio, l'avrebbero uccisa. Che cazzo faccio? Però, cioè, devi essere proprio dentro il... Oh, ok. Davvero? Cioè... Venga benedetta la mia blind run, allora. Perché questa... Minchia! Senza indizi? Vabbè, no, Selovis ha preparato dei piani. No, vabbè, ma... Wow, questa è... Wow! Questa è proprio... La trovo stupendamente magica e interessante, ma come inneschi tutti insieme, tra l'altro, è un po' un mappazzone sconfusionale, eh? Nel senso, devo combattere il mio orgoglio di essere qui a risolvere il puzzle. Nonostante fallisca continuamente... Non ne azzecco una. Mio Dio, non ne azzecco una. Non è qui. È in quella grossa, solo che la prospettiva mi ha fregato, vero? È qua, è qua, è qua, è qua, è qua. È qua. L'ho riconosciuta. Sono contentissimo, però è da discutere un momento. Dov'è il mio puppet di Brandicorn? Quindi lei è... My apprentice. Just how long has it been? Un secondo. Thank you. You've helped me fill a new body once again, and it's truly a gem. Young and full of vigor, a snug fit for my primal glintstone. Better still, I've shed those awful shackles. Finally, I can return to the Academy to expel the Carian royal family and restore the primeval current. My dear apprentice, I owe this all to you. Finally, I can return to expel the... Ok, se n'è andata. Stavo apparisse il segnalino. Ah sì, solo da vicino però, ok.
Un tesoro a terra? Farò ritorno all'accademia, apprendista, per cacciare la famiglia. E ora? Qui? Ah, non c'è più! Come funziona sta cosa? Ci sarà il cadavere! Ci sarà il corpo svuotato dell'anima! No? Questa quest mi lascia di un perplesso. Tutto insieme, tra l'altro. Ancora, spara all'infinito. Come mai è esploso di sangue tutto qua? È stato abbastanza tragico il trasferimento. Che succede? Vabbè, non mi devo stupire troppo. Oh no. No, devo fare di nuovo tutto il giro di... Raya Lucaria. Devo fare. È messa tanto. Probabilmente all'entrata, mi sono teletrasportato qui perché... Perché... Devo purtroppo smettere di registrare. Giuro che pensavo di trovarla qua. A fare la beffarda davanti al suo quadro. O subito fuori. I bisavi. No, eh? D'accordo. E allora... Aggiungiamo l'Accademia al giro? E aggiungiamo l'Accademia al giro. Ci sarà parecchio lavoro da fare. Signori. È stato un piacere. Questo episodio è stato veramente bello. Alla prossima.